una consapevolezza, pensato che innanzitutto era un bel progetto perché questi fatti qua non bisogna dimenticarli, bisogna comunque ricordarli perché devono essere un elemento importante da non ripetere, no? Da non ripetere un dramma che la gente ha vissuto e quindi a un certo punto va ricordato. Chiaramente il progetto andava poi realizzato e abbiamo fatto un sistema di farlo in terracotta perché è un materiale che si presta, molto facile da lavorare, quindi si presta a questa cosa. Cosa ti hanno suscitato i nostri disegni? I disegni sono molto belli, molto, molto spontanei e sono interessanti come poi anche l'abbinamento, no, dell'idea di mettere un disegno vicino a un nome, quasi un omaggiare, no, questa persona qui con un elemento della natura, perché poi alcuni sono tutti disegni che vanno a ripescare nella natura, dal fiore, alle mani, al cavallo, a queste cose qua. Quindi l'abbinamento diventa molto interessante. È quasi un omaggio, no? diventa proprio come regalare un fiore a una persona. In questo caso abbiamo regalato un fiore, abbiamo regalato delle mani, abbiamo regalato un cuore, abbiamo regalato un cavallo. Nella tua esperienza professionale e umana, quale potere ha l'arte nello stimolare emozioni e pensieri che possa generare trasformazione e cambiamento? Io faccio quel lavoro lì, quindi chiaramente penso che l'arte, ma non sono solo io a pensarlo, l'arte è uno strumento molto importante e purtroppo è sottovalutato. E anche perché l'arte, più delle volte, nell'arte sono dei messaggi che passano sopra le nostre teste, no? Quindi se non ti soffermi un po' e se non prendi una certa confidenza con l'arte, certe cose non arrivano. E a livello culturale l'arte ti può aprire molte porte, quindi io penso che sia indispensabile, sia una delle cose più importanti che abbiamo. Quando ti abbiamo parlato della nostra idea, cosa ti ha spinto a credere in essa? Mi è piaciuta molto, diciamo, molto l'idea che è stata la base del progetto, cioè quella di legare la storia di Lione e la memoria dei cittadini ligonesi che hanno patito, diciamo, il dramma della pandemia, della deportazione, con le attività che fate voi, con i vostri disegni, e quindi il fatto di aver creato queste montanelle, queste piastrelle, è una cosa che mi è piaciuta perché è un modo diverso, nuovo di, diciamo, ricordare queste persone del passato ed è stata bella questa collaborazione. Hai incontrato delle difficoltà durante il percorso di realizzazione di questo progetto? No, direi proprio di no, perché è stata una bellissima collaborazione dove comunque tutti sono stati molto uniti e insomma hanno lavorato molto per riuscire a fare in modo che questo progetto arrivasse a buon fine, quindi assolutamente nessuna difficoltà. Cosa può significare secondo te la voce nei colori per la cittadinanza? Allora, i colori e i disegni che avete creato sono qualcosa che cattura l'attenzione del cittadino, che si imbatte in queste piastrelle, e quindi questo, diciamo, costringe il cittadino a meditare su questo progetto, quindi ad approfondire questo tema, andare a leggere ovviamente la maquette che verrà posizionata vicino a queste opere, e quindi il colore è un mezzo di comunicazione, quindi è questo, diciamo, il bello di questo progetto. Quel che è accaduto non può essere cancellato, ma si può impedire che accada di nuovo. Anna Frank. So quello che voglio, ho uno scopo, un'opinione, una fede e un amore. Lasciatemi essere me stessa e sarò contenta. So di essere donna, una donna con una forza interiore e tanto coraggio. Anna Frank. La morte non esiste. La gente muore solo quando viene dimenticata. Isabel Allend. Non penso tutta la miseria, ma la bellezza che rimane ancora. Anna Frank. Sì.
Chi è felice farà felice anche gli altri. Chi ha coraggio e fiducia non sarà mai sopraffatto alla sventura. Anna Frank. Viviamo con l'obiettivo di essere felici. Le nostre vite sono diverse, eppure uguali. Anna Frank.